Noi oggi ci presentiamo alla cittadinanza di Urbino e non solo come Italia Viva della zona, in cui comprende 4 comuni, da Urbino chiaramente, Sasso Corallo Uditore, Fermignano e Montefelcino. Noi pensiamo, i ragazzi qui di Urbino, abbiamo una squadra molto giovane, mi hanno chiesto una mano per poter organizzare al meglio il partito di Italia Viva sul territorio e mi sono adoperato, diciamo così, per potergli dare una mano, perché penso che sia importante avere un partito liberal democratico e riformista che abbia le capacità di rinnovare la società in cui viviamo, tenendo conto di quello che è in principal modo la libertà e la solidarietà. Sono due concetti che noi stiamo esprimendo non solo a livello territoriale, ma lo vorremmo portare anche a livello europeo. Infatti il nostro presidente nazionale Matteo Renzi entra in campo proprio per poter andare a rinnovare anche l'Europa. Un'Europa importante, in questi 70 anni ci hanno dato 70 anni di pace, ma oggi è un'Europa un po' troppo burocratica. Pensiamo che nelle sfide che abbiamo davanti a livello internazionale si debba arrivare a una governance europea dove la decisione ci sia in modo più preciso e veloce, perché le sfide sono tante e dopo tanto tempo, purtroppo, dico purtroppo perché la politica internazionale è molto in movimento, non sappiamo come va a finire. Quindi necessita senza meno che l'Italia e l'Europa abbiano un ruolo importante per poter difendere la libertà, la solidarietà, il lavoro e le imprese che lavorano per tutto il mondo. Ci teniamo a dire innanzitutto, una volta per tutte, per chiarificare che Italia Viva del Comitato di Urbino del Montefeltro è assolutamente partecipe da sempre e convintamente della coalizione guidata dal candidato sindaco Federico Scaramucci. Era bene fare chiarezza. Italia Viva all'interno di questa compagine, che è amplissima, ma proprio l'ampiezza e la forza di questa compagine porta quella componente più moderata e soprattutto più attenta alle esigenze del tessuto giovanile e del tessuto imprenditoriale e commerciale della zona, proprio perché crediamo fermamente e convintamente che l'aspetto di politiche giovanili debba essere sempre abbinato al concetto di tessuto produttivo e lavoro. Oggi, per trattenere giovani, sia quelli che arrivano per studiare, sia i tanti ragazzi urbinati, in questo tessuto c'è prima di tutto bisogno della creazione di opportunità. Senza opportunità, continuando a depauperare il nostro tessuto economico e commerciale, sicuramente sempre molti giovani saranno portati ad andarsene, a lasciare il territorio. Quindi oggi siamo qua in questa sede proprio per esporre il programma elettorale di Italia Viva per queste elezioni amministrative, ribadire convintamente la presenza di Italia Viva all'interno della coalizione e trattare i tanti temi che ci contraddistinguono come partito e come forza sul territorio. Ci sarà un impegno, come c'è sempre stato, da parte mia in prima persona, come candidato di riferimento per Italia Viva, insieme anche ad altri, all'interno della coalizione. Stiamo definendo in questa fase oramai matura come strutturare le liste internamente alla coalizione, e sicuramente io e il partito avremo un ruolo fondamentale all'interno, lo ripeto, di una compagine molto ampia che ha anche bisogno di tanto riformismo all'interno.